Immaginate un mondo dove un uomo sia in grado di sollevare 400 tonnellate. Immaginate un mondo con laghi di gas liquido. Un mondo dove un solo vulcano è più grande di tutti quelli della Terra messi insieme. Nettuno, una palla di gas 60 volte più grande della Terra. Anche Nettuno, come gli altri pianeti giganti gassosi, non ha una superficie dove poter atterrare. Se volessimo un luogo da esplorare, dovremmo andare sui suoi satelliti. Qui, a circa 4 miliardi e 800 milioni di chilometri dalla Terra, si trova la Luna più fredda mai individuata. A una temperatura di quasi 240 gradi sotto zero, quasi lo zero assoluto, è impossibile qualsiasi tipo di movimento. Se esiste una palla di ghiaccio nello spazio, non può essere che questa. Tuttavia, si tratta di un mondo in continuo movimento, dinamico, attivo, quasi psichedelico. Benvenuti su Tritone. Tritone è la luna più grande del pianeta Nettuno. È un mondo surreale. Si trova ai limiti più remoti del Sistema Solare, dove le condizioni sono estreme, ha una composizione particolare e strani processi geologici. Sulla luna più fredda del Sistema Solare troviamo geyser e vulcani. La superficie ghiacciata è viva. Ha la più incredibile distesa di terreni vulcanici del Sistema Solare. Un fatto sorprendente se pensiamo alla sua natura ghiacciata. Sembra un controsenso, ma in realtà il vulcanismo di Tritone ha a che fare con il ghiaccio fuso. Su Tritone sono stati individuati i primi vulcani di ghiaccio. Partono dalle profondità, dove il debole calore interno di Tritone scioglie il ghiaccio. Questo, meno denso, sale fino alla superficie creando un'eruzione esplosiva che non ricopre il satellite di terra liquefatta, bensì di ghiaccio fuso. La lava fredda e viscosa forma un paesaggio fantastico di sculture di ghiaccio. Su Tritone, ancora più surreali dei vulcani di ghiaccio, sono i potenti geyser. In quelli terrestri ribolle l'acqua. In quelli di Tritone, l'azoto. Per quanto strano possa sembrare, l'azoto bolle a 195 gradi sotto zero. A questa temperatura, tutto ciò che conosciamo si romperebbe come se fosse vetro, diventando così volatile da produrre i geyser più alti del Sistema Solare. Per visitare Tritone avremmo bisogno di una tuta spaziale pressurizzata e riscaldata. Se qualcuno fosse tanto sprovveduto da uscire dalla navicella senza indossare la tuta spaziale, la sua testa scoppierebbe dopo circa 3 secondi, congelandosi poi a 195 gradi sotto zero. Il corpo diventerebbe rigido come l'acciaio. Sulla superficie avvertiremmo una gravità pari a un dodicesimo di quella terrestre, quindi ci sentiremmo molto molto leggeri. Potremmo, per esempio, saltare 12 volte più in alto che sulla Terra. E per i più coraggiosi, un nuovo sport, l'immersione nei geyser. Potrebbe essere molto interessante per chi osasse scendere lungo quelle cavità. Si sentirebbero i riverberi provocati dalle fughe di gas supersonico e potremmo terminare il viaggio in un lago di azoto liquido in ebollizione. Quando bolle, l'azoto produce un vapore che moltiplica il suo volume di centinaia, anzi migliaia di volte. Si genera un'intensa pressione fino a che il geyser cede.
La forza esplosiva lo proietta a una velocità 10 volte superiore a quella di qualunque geyser della Terra. Una volta raggiunti gli 8 km di altezza, circa la vetta dell'Everest, il getto del geyser, reso scuro dal carbonio, viene deviato perpendicolarmente dai venti di Tritone. Sembra quasi che su questa luna ci siano delle ciminiere. Una volta, gli scienziati erano convinti che le lune dei pianeti esterni fossero fredde, prive di vita e di informazioni interessanti. Ora sappiamo che perfino a 4 miliardi e 800 milioni di chilometri dal Sole, all'ombra di Nettuno può esistere un prezioso mondo in movimento. Se la luna più fredda ha una tale attività, cosa potremmo trovare sulle altre lune? In orbita attorno a Giove si trova il satellite più caldo del Sistema Solare. Gli scienziati pensavano che a 800 milioni di chilometri dal Sole ci fosse poco calore. Tuttavia, qui, la gravità di Giove e delle sue lune interne spremono, tirano e deformano questo mondo fino a riscaldarlo come un forno. È un mondo di eruzioni di roccia fusa e di emissioni di gas velenoso. Un mondo tanto caldo da fondersi davanti ai nostri occhi. Si tratta di Io. Un viaggio all'inferno. La superficie di Io è un luogo veramente inospitale. Per un essere umano senza alcuna protezione, il primo problema sarebbe la mancanza di atmosfera respirabile, senza contare il pericolo di essere sorpresi da un'enorme eruzione vulcanica. Ci addentriamo nell'inferno di Io per visitare circa 300 vulcani attivi. L'attrazione numero uno di Io è Prometeo, un getto costante di gas velenoso alto 80 km, che ricorda il geyser Old Faithful nel parco di Yellowstone, negli Stati Uniti. Poi troviamo Loki, il vulcano più grande del Sistema Solare. Gli scienziati non capiscono ancora la sua struttura, ma Loki genera più calore di tutti i vulcani della Terra messi insieme. E Amirani. Con un flusso di lava lungo 480 km, il fiume di lava attivo più lungo di tutto il Sistema Solare. Io produce 45.000 tonnellate di lava al secondo, una quantità sufficiente per coprire ogni anno i continenti della Terra. È lava rovente, liquefatta e in veloce movimento. La lava su Io fluisce come l'olio di oliva, così velocemente che per superarla dovremmo utilizzare una bicicletta, ma dovremmo pedalare con tutte le nostre forze. Con una mountain bike potremmo fare la più bella passeggiata della nostra vita, perché su Io ci sono montagne due volte più alte dell'Everest. Sarebbero necessari vestiti caldi, perché lontano dai vulcani, su Io, le temperature sono di circa 130 gradi sotto zero ed è tutto coperto di neve. Se avvicinassimo la bicicletta alla lava, ci ustioneremmo da una parte e ci congeleremmo dall'altra. E dove la lava bollente incontra la neve fredda, vedremmo un magnifico pennacchio alto 400 km nella fredda oscurità dello spazio. Quando il getto si raffredda, ritorna sulla superficie sotto forma di neve di zolfo. Come in un caleidoscopio, lo zolfo cambia colore a seconda della temperatura e delle impurità. Io è tinto di rosso, marrone, giallo e perfino verde. Deve essere straordinariamente bello.
Di questo mondo fuso sarebbe interessante studiare la lava, come erutta e come si raffredda. Lo stesso cercano di fare questi scienziati sul vulcano Kilauea, nelle Hawaii. Se potessero, metterebbero un termometro nel flusso di lava. Circa 1150 gradi centigradi, una temperatura tipica qui nelle Hawaii. Su Io ci aspettiamo che la lava sia circa di 250 gradi più calda, un fatto che sulla Terra non si verifica da miliardi di anni ormai. Su Io possiamo trovare la lava più rovente del Sistema Solare, oltre 1400 gradi. L'ultima volta che la lava ha raggiunto questa temperatura sulla Terra è stato 3 miliardi di anni fa, quando il pianeta aveva un'attività vulcanica molto più intensa rispetto ad oggi. Su Io c'è la possibilità di vedere indietro nel tempo e di osservare flussi di lava ormai estinti sulla Terra. È come un Jurassic Park dei vulcanologi. Visitare Io comporterebbe però rischi immensi. Non solo a causa dei vulcani. Qui la radiazione proveniente da Giove supera di 4.000 volte la dose letale. Forse però gli scienziati hanno trovato un luogo sicuro sottoterra. Il principale ostacolo per gli esseri umani per la colonizzazione di Io è l'alta radiazione che c'è nell'ambiente. Forse la miglior cosa da fare sarebbe di rifugiarsi sottoterra, in qualcosa di simile a questo, un cunicolo di lava. Io potrebbe avere tantissimi cunicoli di lava vuoti, antiche tubature di vulcani ora acquiescenti, e la roccia della superficie agirebbe come uno scudo contro la radiazione. Riducendo al minimo l'esposizione alle radiazioni, risaliremmo i cunicoli di lava per trovare un'altra sorpresa, il più grande spettacolo di luci del Sistema Solare. Se potessi guardare il cielo dalla riva di un fiume di lava su Io, vedrei gas vulcanici luminosi molto simili alle aurore sulla Terra. Sarebbe veramente qualcosa di spettacolare. Le aurore si formano quando il gas di diossido di zolfo espulso dai vulcani si scontra con le particelle cariche emesse da Giove. Il gas, colpendo l'elettricità, forma una gigantesca luce al neon. Un nuovo promemoria per ricordarci che le 140 lune ospitano i fenomeni più esotici del Sistema Solare. Le 140 lune danno un nuovo significato al termine di sport estremo. Scendiamo a 3 metri. Il pioniere degli sport estremi fu Alan Shepard, che nel 1971 spedì con un solo colpo una pallina da golf a una distanza di quasi 180 metri. Chilometri, chilometri e chilometri. Senza dubbio Tiger Woods avrebbe potuto spedire la palla a quasi un chilometro e mezzo. Il prossimo mondo sul quale potrebbero atterrare gli esseri umani non è quello che state immaginando. Sulla rotta verso Marte potremmo fare scalo su una delle sue due lune, la piccola Deimos. O magari su una luna un po' più grande chiamata Phobos. Le sue dimensioni e la sua bassa gravità rendono più economico, sicuro e facile atterrare qui piuttosto che visitare il pianeta rosso. Questa roccia, un po' più grande di Roma, che assomiglia più a una patata che a una sfera, potrebbe essere la nostra prossima casa nello spazio. Phobos è una delle lune più piccole e più leggere. La sua gravità è meno di un millesimo di quella terrestre. Ciò significa che su Phobos un essere umano peserebbe quanto un topo sulla Terra. Con un peso di una trentina di grammi non cammineremmo sulla superficie, galleggeremmo, ma bisognerebbe fare attenzione. C'è uno strato di polvere fine spesso un metro. Se lo alzassimo per errore, non vedremmo più nulla. Phobos è un luogo molto sporco. Il suolo è molto scuro, come il carbone.
Si è formato a causa dei meteoriti che nel tempo lo hanno bombardato, frantumando le rocce della superficie e riducendolo in polvere. Se non facciamo attenzione, quando andremo su questa luna, potremmo smuovere la polvere, causando un'enorme confusione. Le ombre create dai crateri piccoli e netti cambiano velocemente, mentre il Sole sorge e tramonta ogni 8 ore. Con l'oscurità la temperatura scende di 90 gradi fino ad arrivare ai 110 sotto zero, una temperatura che congela le ossa. Grazie alla bassa gravità, su Phobos si potrebbero fare alcuni sport estremi divertenti. Persino un lanciatore di baseball mediocre, senza sforzarsi troppo, potrebbe lanciare la palla in orbita intorno a Phobos. Dopo circa 20 minuti e dopo aver completato un'orbita, la palla ritornerebbe dall'altro lato. Il baseball su Phobos sarebbe molto interessante. E non soltanto il baseball. Immaginate le Olimpiadi. Il campione di sollevamento pesi potrebbe alzare più di 400 tonnellate, il peso di un jumbo jet. Un ginnasta potrebbe fare 3.000 salti mortali prima di toccare il suolo, 25 minuti dopo. E nel salto in lungo si potrebbe raggiungere 1,5 km. Il vincitore della medaglia d'oro qui finirebbe in orbita, trasformandosi in un'altra luna. Dopo esserci divertiti, potremmo esplorare gli strani solchi paralleli, la cui origine è un mistero. Tutti i turisti visiterebbero il gigantesco cratere Stickney, largo 11 chilometri. In proporzione, un cratere sulla Terra sarebbe più grande degli Stati Uniti. Il Meteor Crater in Arizona impallidisce in confronto. Questo è un immenso cratere di Phobos. Deve essere uno spettacolo meraviglioso, è largo 11 chilometri. Non sono sicuro che i vostri occhi possano vederlo nella sua interezza. Fu creato quando un piccolo asteroide, forse grande il doppio di un campo da calcio, colpì Phobos a una velocità di 22.000 km l'ora. Phobos è un sopravvissuto, piccolo ma tenace. Se l'impatto fosse stato solo un po' più forte, non esisterebbe più. Un impatto leggermente più forte avrebbe spezzato questa luna. Invece, la collisione provocò un'onda d'urto tremenda. Un'enorme onda d'urto percorse la piccola luna in circa 10 secondi, distruggendone l'interno. Anche se prima di questo impatto Phobos era un pezzo di roccia solida, a impatto avvenuto rimase completamente devastato. A causa di questo impatto si crearono molti spazi vuoti, fenditure e blocchi al suo interno. Oggi ciò che rimane della devastazione sono solo piccole grotte al suo interno. Le innumerevoli grotte di Phobos suggeriscono un altro sport estremo, la loro esplorazione. Queste grotte sarebbero case naturali che proteggerebbero gli ospiti dalle tempeste di meteoriti e dai mortali raggi cosmici. Se uscendo dalla nostra casa guardassimo in alto, vedremmo Marte sopra di noi, ad appena 6.000 chilometri, non più lontano di Londra da New York. Possiamo immaginare Phobos come una stazione spaziale in orbita attorno a Marte. Potremmo fare rapide gite sul pianeta rosso per poi tornare in una casa protetta dalle tempeste di polvere di Marte. Nella nostra vita forse riusciremo a vedere esseri umani che guardano Marte da una piccola luna chiamata Phobos. Le lune hanno una caratteristica comune, i crateri. Dalla nostra luna piena di crateri a quella di Giove, Callisto, il corpo più maltrattato del sistema solare. Dato che la maggior parte di esse non ha un'atmosfera che le protegga, le nostre 140 lune sono il poligono di tiro del sistema solare.
Qui alla NASA Ames stanno ricreando crateri con questo cannone gigante lungo 6 metri. Questo cannone è unico al mondo, uno dei più veloci del West. Può sparare qualcosa a una velocità 20 volte superiore a quella del suono. Quasi 6 km al secondo, se riuscite a immaginarlo. Questo è il proiettile che spareremo. Quando colpisce non rimane nulla. E in sostanza ciò che tentiamo di simulare è un mini asteroide che colpisce la Luna. Il lavoro di Peter Schultz cattura la nascita di un cratere. Può cambiare l'angolo del cannone e sparare a materiali differenti. Oggi farà uno sparo ad angolo basso per tentare di decifrare una serie di strani crateri di Marte. Il bersaglio è un blocco di metallo. Su Marte troviamo questi crateri oblunghi. La loro forma suggerisce che devono essere stati creati da un impatto con un angolo molto basso. Probabilmente indicano che i colpi impattanti uscirono dall'orbita. E questa è la registrazione dei materiali persi che si sono scontrati con Marte. Schultz crede che questi crateri ad angolo basso siano segni lasciati da rocce di circa 200 lune che scivolarono fuori dall'orbita di Marte. Marte è un distruttore di lune. Sarà meglio arrivare presto su Phobos, perché ormai è condannato. Tra 40 milioni di anni questa piccola luna, come altre 200, si schianterà contro la superficie di Marte. Ora Schultz tenterà di ricreare un cratere gigante sulla nostra luna utilizzando una piccola sfera di vetro. Prova con angoli diversi. Soltanto uno crea il cratere senza distruggere la sfera. Questa frattura è molto simile all'Aiken del polo sud lunare, il cratere da impatto più grande del sistema solare. Tanto grande che coprirebbe il 15% della superficie della nostra luna. Se l'angolo fosse stato di pochi gradi superiore, la nostra luna sarebbe soltanto storia. È probabile che tutte le lune siano fortunate superstiti dell'ultimo grande impatto. Quando si osserva ogni luna si vedono i bacini creati dagli impatti. Se fossero stati più violenti o se avessero ricevuto un colpo più diretto sarebbero state disintegrate. Una volta nel nostro sistema solare c'erano centinaia, forse migliaia di lune. I nostri 140 mondi sono i fortunati superstiti. Colombo impiegò quasi 3 mesi per raggiungere in nave il Nuovo Mondo. La traversata di 400.000 chilometri fino alla nostra Luna durò soltanto 3 giorni. Utilizzammo una tecnologia relativamente primitiva, un computer meno potente di una moderna calcolatrice tascabile. Ma grazie alla nostra voglia di esplorare, dimostrammo di avere abbastanza conoscenze per visitare un altro mondo. Gene Cernan, astronauta dell'Apollo 17. Si scende e improvvisamente ci si avvicina. Il motore comincia a sollevare tutta quella polvere. Forse il momento più silenzioso di tutta la mia vita fu quando improvvisamente tutti i motori si fermarono e atterrammo sulla superficie. Guardai fuori. Solo silenzio e quiete. Ci trovavamo su un altro mondo. Vedevamo quello che nessun altro essere umano aveva mai visto prima. Quando scesi sulla superficie di Taurus Littrow. Cernan è uno dei 12 uomini che abbiano mai camminato su un altro mondo. Quello che trovò fu un paesaggio desolato, senza aria, ostile. Immagini di essere lì fermo,
nella luce del sole, circondato dall'oscurità più nera che si possa concepire. E lì c'è la Terra, in mezzo a quell'oscurità. È un paradosso vedere la Terra circondata dalla luce del sole, circondata dall'oscurità. È favoloso! Gli astronauti si misurano con l'assenza di gravità. Non è tanto facile. Questo è ciò che significa darci dentro. Ora ce l'ho. Accidenti. Finché trovano un nuovo modo per muoversi. In qualche modo il nostro computer ci disse che non aveva senso camminare per andare da un posto a un altro. Decidemmo di spostarci saltando. Per me questo è il miglior modo per muoversi. Scesi da alcuni di quei pendii come un bambino. Quando avevo 10-11 anni saltavamo sempre. Camminare non aveva senso. Gli astronauti raccolgono le rocce più antiche mai trovate. Santo cielo! Alcune antiche 4 miliardi e mezzo di anni. C'era una roccia grande come un pallone. Sono secche come un deserto, ma in un modo strano. Come se si prendesse una roccia terrestre e la si bruciasse fino a far evaporare tutta l'acqua. Al sicuro nella capsula lunare, Cernan esamina a fondo queste rocce abbrustolite. Una delle cose che subito mi colpì fu il loro odore. Lo stesso odore della polvere da sparo usata. Come se fosse appena stato esploso un colpo d'arma da fuoco. Era un odore molto familiare. La composizione di queste rocce conduce a una teoria audace. La nostra Luna nacque dalla nostra Terra. Gli scienziati ora credono che 4 miliardi e mezzo di anni fa un oggetto dalle dimensioni di Marte si scontrò con la Terra, liberando un'energia incalcolabile. La collisione espulse più di 70.000 miliardi di tonnellate di roccia nello spazio. I detriti si fusero in un mondo fuso, creando rocce secche, vulcani e oceani di lava. Con il passare del tempo la Luna si raffreddò, cancellando tutti i segni della sua nascita violenta. In questo mondo opprimente e grigio, Cernan aiuta a scoprire una pennellata di colore, un suolo arancione. L'ho mosso con i piedi, posso vederlo da qui, è arancio, fantastico! Cernan è portato indietro nel tempo. Questo suolo è formato da particelle vulcaniche arancioni di quasi 4 miliardi di anni fa, i resti di un'antica eruzione vulcanica. Ci ricordano che questo mondo apparentemente morto ebbe una nascita impetuosa. Il 14 dicembre 1972, Gene Cernan lascia la Luna. L'ultimo uomo a visitare un altro mondo. La sfida attuale dell'America aiuta a forgiare il futuro destino dell'uomo. Il suo viaggio è la prova che abbiamo la tecnologia e il coraggio sufficienti per visitare le lune. E se siamo arrivati sulla nostra luna utilizzando una tecnologia ormai vecchia di 30 anni, immaginate dove potremmo arrivare in futuro. Saturno, una palla gigante gassosa 800 volte più massiccia della Terra, avvolta dai suoi maestosi anelli. È probabile che gli anelli siano un cimitero di lune. Milioni di resti di lune distrutte molto tempo fa. Un milione di chilometri oltre gli anelli si trova la più grande delle lune di Saturno, Titano. Titano è nascosto da molti chilometri di foschia, un'atmosfera nebbiosa inimmaginabile, molto peggio di quella inquinata di Los Angeles. La superficie di Titano non è mai stata vista, ma studi fatti con gli infrarossi indicano che quando riusciremo ad attraversare l'atmosfera troveremo un mondo stranamente familiare.
A quasi 1500 milioni di chilometri dalla Terra c'è una luna che assomiglia alla nostra casa. Benvenuti su Titano, la luna più attraente del Sistema Solare. Ha laghi, montagne e oceani. Forse Titano ha lo stesso aspetto della Terra, ma i laghi sono fatti di gas naturale liquido a 190 gradi sotto zero. È tanto freddo da congelare la pelle e strapparla dal corpo. Ma con la tuta spaziale giusta sarebbe divertente nuotare in un mondo dove la gravità è un settimo di quella terrestre. La cosa più spettacolare del nuotare su Titano è che a causa della bassa gravità potremmo saltare fuori dall'acqua come i delfini. Immaginate di nuotare come un delfino in un lago di gas naturale infiammabile, a 1,5 miliardi di chilometri dalla Terra. E questo è niente. Un modo per esplorare Titano potrebbe essere in mongolfiera. Perché, a differenza delle altre lune del Sistema Solare, Titano ha un'atmosfera densa che rende possibile il volo. La presenza di un'atmosfera significa che Titano ha cielo, nuvole, vento, un clima e un'aria nella quale fluttuare. La NASA sta già progettando una mongolfiera e sono in preparazione i piani per un aeroplano e perfino per un elicottero. Tra 50 anni ci potrebbe essere una mongolfiera che fluttua su un altro mondo. Su Titano potremmo realizzare il sogno più estremo riguardante il volo. Grazie all'aria densa e alla gravità così bassa, a un essere umano per volare basterebbero un paio d'ali. Utilizzando un paio di ali di soli 3 metri, mosse dai nostri muscoli, potremmo alzarci in volo come uccelli. Potremmo salire fino alle nuvole di gas naturale. Per esplorare le 140 lune del nostro sistema solare sono necessari abiti adeguati. Qui, al Johnson Space Center della NASA, stanno preparando le tute per gli astronauti del futuro. Questa è la tuta spaziale speciale Mark III. Prima o poi è molto probabile che vedremo qualcosa di simile sulla superficie della Luna o di altri mondi. Il primo obiettivo di una tuta spaziale è di produrre un ambiente completamente sigillato e pressurizzato. Nel vuoto dello spazio abbiamo bisogno della pressione dell'aria, altrimenti i fluidi del nostro corpo evaporerebbero fino a lasciarci secchi come un pezzo di carne essiccata. In sostanza è un grande pallone che prende la tua forma e che permette di muoversi e mantenere tutti i gas all'interno, in questo caso ossigeno, per respirare e vivere. Se non l'avessimo, i fluidi corporali si volatilizzerebbero come quando apriamo una lattina di gassosa. Non mi piace l'idea che possa succedere una cosa simile. Sulle lune avremmo bisogno di muoverci. Dei cuscinetti a sfera aiuterebbero a imitare la nostra flessibilità. Il Kevlar, lo stesso materiale dei giubbotti antiproiettili, protegge la tuta da squarci fatali. Muovendosi, il corpo può produrre abbastanza calore, sempre a patto che riusciamo a trattenerlo all'interno. Utilizziamo ciò che chiamiamo un isolante multistrato, uno strato di Mylar e uno strato di vuoto, uno strato di Mylar e uno strato di vuoto. In questo caso ci sono 5 strati. Funziona come un termo se mantiene ben isolati. Con una tuta così, la maggior parte delle 140 lune potrebbe diventare un luogo accessibile. Ma la sfida maggiore la offriranno le lune di Giove, perché Giove è un forno nucleare che inonda questi mondi con una dose letale di radiazioni. Vogliamo trovare un modo di sopravvivere qui, perché una di queste lune potrebbe nascondere il primo oceano e la prima forma di vita trovata fuori dal pianeta Terra. Lune. Ognuna di esse offre una superficie strana da esplorare. Ma all'ombra di Giove c'è un mondo che offre la possibilità più grande. Quella della vita.
Questa luna è un puntino piccolo e ghiacciato. Il suo nome è Europa. Il calore del Sole, che arriva da 800 milioni di chilometri di distanza, è poco più di quello di un fiammifero. Europa è più fredda e desolata di quanto possiamo immaginare. Se ci limitassimo alla superficie, sarebbe l'ultimo posto del Sistema Solare dove cercare la vita. Ma sotto il ghiaccio potrebbe esserci il primo oceano mai trovato fuori dal pianeta Terra. Il primo oceano da quando Balboa, nel 1513, scoprì il Pacifico. Credo che la sorpresa più grande sarebbe trovare un oceano su una luna. Un oceano che fosse un ambiente appropriato per la biologia. Sarebbe incredibile. Se dovessi scommettere, penso che sia più probabile trovare vita su Europa che su Marte. Trovarmi su Europa sarebbe per me una delle esperienze più profonde della mia vita. È un luogo che potrebbe ospitare vita sotto i nostri piedi. Visitare Europa sarà una sfida. Qui la pioggia di radiazione irradiata da Giove cuoce la vita come un microonde. E le temperature si avvicinano ai 150 gradi sotto zero. Per esplorare Europa avremmo bisogno di qualcosa come un carro armato. Questo veicolo speciale studiato per esplorare Europa avrà uno scudo per proteggermi dalle radiazioni. Avrò bisogno di un'atmosfera regolata con abbastanza ossigeno per respirare e un depuratore per l'anidride carbonica. Inoltre avrò bisogno di una buona riserva di combustibile, sufficiente da tenermi calda per poter esplorare bene questo luogo sorprendente. La superficie di Europa è irregolare. Ci sono creste di ghiaccio alte 100 metri che formano muri enormi e nella parte inferiore rocce di ghiaccio bloccano la strada. Probabilmente non ce ne rendiamo conto, ma stiamo viaggiando sopra un oceano ghiacciato, attraverso un labirinto di ghiaccio contorto e tortuoso e duro come il cemento armato. È meglio guidare con prudenza perché potremmo trovare crepe profonde e pericolose sotto di noi. Alcuni dei crepacci su Europa si estendono per 1600 km lungo la superficie. Alcuni di essi andrebbero da Los Angeles a New York e si propagano a una velocità di circa 4 km e mezzo ogni ora. La stessa velocità di una persona che cammina. Europa è crivellata di fessure più profonde dell'Empire State Building. Costeggiandole si potrà vedere l'acqua dell'oceano che emerge dal basso. Giove esercita su Europa forze di marea talmente elevate da distorcerne la forma, dandogliene una allungata. Quando si verifica questo fenomeno, nella superficie fredda si genera uno stress e si formano grosse crepe. Potrebbe esserci una crepa come questa su Europa che si aprirà e chiuderà ogni giorno, giorno dopo giorno. L'influenza di Giove stira e strizza l'interno della Luna, creando abbastanza calore da sciogliere il ghiaccio sotterraneo. Il ghiaccio sciolto forma un oceano sotterraneo e l'acqua calda raggiunge la superficie. Su Europa potremmo visitare non solo il primo oceano, ma questi, i primi iceberg trovati fuori dal pianeta Terra. Ora ci troviamo nel luogo sulla Terra più simile ad Europa. È il ghiacciato Oceano Artico. Tutto quello che vediamo su Europa è legato all'esistenza di un oceano di acqua liquida sotto il ghiaccio. Anche qui è così. Ci troviamo su una superficie solida, ma sotto c'è l'oceano. Gli scienziati vengono qui, nell'Artico, alla ricerca di indizi per rispondere alla domanda «C'è vita su Europa?». Perché se possiamo trovare vita in questo ambiente estremo, allora abbiamo un'opportunità di trovare vita in un altro mondo.
L'oceano Artico rappresenta un ambiente estremo che ci permette di esplorare e di provare i limiti della vita su questo pianeta. Quindi ci permette di pensare ai limiti della vita in altri luoghi e perfino all'esistenza di vita in qualunque posto. Nel freddo Artico, Jody Deming e Ayo Ayrken cercano i limiti della vita. Perforano il ghiaccio a una temperatura di 20 gradi sotto zero, una temperatura alla quale non è mai stato trovato un organismo vivente. Il modo più sofisticato per cercare vita in questi campioni sarebbe portarne una sezione qui, scongelarla e metterla sotto un microscopio in una stanza fredda a questa temperatura. Segnarla con un DNA specifico affinché il batterio la illumini. Ed eccolo, eccolo lì. State vedendo batteri vivi che respirano, trovati dove nessun organismo dovrebbe esistere, in un posto che è molto simile a Europa. In realtà non mi sorprende quello che i microorganismi stanno facendo su questo pianeta. E dobbiamo ipotizzare che facciano più di quello che pensiamo possano fare. È chiaro che abbiamo preconcetti su ciò che è molto caldo, molto freddo, molto acido, di ciò che è troppo. Ma ogni volta che osserviamo e crediamo di oltrepassare i limiti, troviamo microorganismi che vivono felicemente in queste condizioni. Con la vita che fiorisce nell'Artico ghiacciato e rigido, è possibile e perfino probabile che l'oceano di acqua gelata di Europa, protetto dalle radiazioni mortali da uno strato di ghiaccio, sarà il luogo della scoperta più importante di tutti i tempi. In un ambiente con crepe che si riempiono e si svuotano d'acqua ogni giorno, potrei immaginare diversi tipi di creature. Alcune aggrappate ai bordi delle crepe, al riparo dalle radiazioni, ma abbastanza in alto da poter ricevere luce sufficiente per la fotosintesi. Altri organismi potrebbero fluttuare nell'acqua e alcune volte spingersi verso la superficie per poi tornare sott'acqua il giorno successivo e continuare a fare su e giù. Forse presto sapremo se Europa ospita la vita. Gli scienziati della NASA stanno progettando una sonda chiamata Cryobot per esplorare l'oceano di Europa. Il Cryobot atterrerà sulla superficie, ma sarà solo l'inizio di un incredibile viaggio. Accenderà un fuoco nucleare e comincerà la lenta discesa attraverso il ghiaccio. Scongelando 25 metri al giorno, potrebbe impiegare 6 mesi per attraversare lo spesso strato di ghiaccio. Come in un film di James Bond, il Cryobot si aprirà e un sottomarino equipaggiato con una telecamera emergerà in un oceano più grande di tutti i nostri oceani messi insieme. Il Cryobot non è fantascienza, è un progetto attuale della NASA. Tra 50 anni potremmo essere alla guida di un sottomarino che va alla ricerca della vita in un altro mondo. Quando parlo con i miei amici di cercare vita su un altro pianeta, loro si immaginano sempre i mostri come i Klingon o qualcosa di simile. Io invece sarei soddisfatto di un po' di muffa viscosa. Per me sarebbe una delle scoperte più importanti mai fatte. È una zuppa organica cucinata per 4 miliardi e mezzo di anni. La stessa zuppa sulla Terra si è cotta in poco meno di 1 miliardo di anni e ci ha dato la vita. Quindi direi che ci sono buone probabilità che su Europa stia succedendo qualcosa di interessante. Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. Una volta si credeva che le lune fossero morte e poco interessanti. Ora sappiamo che offrono le caratteristiche più esotiche del sistema solare. Oggi, quelle che ci chiamano sono le lune. Solo nell'ultimo anno gli scienziati hanno trovato decine di nuove lune. È uno dei periodi più importanti per la scoperta di nuove lune.
Ci sono prove che almeno altre due lune di Giove possano avere oceani e con essi la speranza di ospitare vita. Dove andremo in futuro? Abbiamo 140 mondi tra i quali scegliere.